Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui con un nuovo commentary. Anche oggi provo a immedesimarmi un po' in questo commentary di una partita, diciamo, non tanto bella sotto certi punti di vista e bella in altri punti. Allora, vi spiego subito. Stavo giocando, come avete visto, dall'Occolo Sceva con Mirino Reflex, Alto Calibro e Stazione Rapida, se non erro. Dovrebbe essere questi gli accessori che stavo portando su quest'arma. E questa partita è un po' brutta perché ho dovuto un po' camperare. Ve ne accorgerete perché già da adesso devo un po' camperare. Perché stavo provando di fare le sfide dei colpi alla testa. Però ho iniziato bene. Se vedete, già adesso faccio un colpo alla testa se non sbaglio. Poi più in là vedo che proprio la mira alla testa non riesco a fare. Infatti il match si concluderà con pochi colpi alla testa. È una partita un po' camperata per cercare di fare questi benedettissimi colpi alla testa, perché io purtroppo la mira non ce l'ho. Non ce l'ho proprio, ragazzi. Sto giocando da un bel po' di tempo, ma non ce l'ho. Vedete, qui ho fatto un colpo alla testa. Qui ho fatto anche un sanguinario. Mi sono alzato subito in volo. Guardate, sono andato subito a nascondere. Ho fatto un po' di devasto. Qui, altro colpo alla testa. Diciamo che se state, scusatemi le ripetizioni, diciamo, ma io nei commenti non sono abituato, però se state vedendo bene la partita, mi sto cominciando a muovere meglio, anche già con il fatto che ho portato il video col cecchino. Sono delle clip anche un po' vecchiette, anche questa qui è una partita vecchia, come quasi tutte quelle che sto portando, perché sono delle clip prese dall'hard disk che io salvo perché sono molto belle, che potrebbero servirmi in caso di montaggio video e di qualsiasi altra cosa. Poi ho portato questo video perché questa è stata la mia prima partita dove ho fatto 15 morti senza morire, e poi ovviamente sono cominciato a morire perché sono arrivato su 15-0. Tra un po' ve lo farò vedere. Arriverò su un 15-0, poi si finiscono i colpi allo Sceva, vedete, ne ho gli ultimi 3, li finisco e rimango con l'RK5, ottima arma a mio parere, però poi per piazzare una torretta rinforzata mi sono fatto fregare dal nemico che mi ha fottuto. Invece vedete qua, qui subito me la sono gestita bene, c'era un altro dietro l'angolo, vedete, c'era anche il cecchino e l'ho fottuto, e poi ce n'era un altro qui dietro, e ho ammazzato il mio nemico, eccolo qui. E sono arrivato qui a 15-0, se non erro. Vediamo, questa partita è presa dal cinema, però dovrebbe essere questo il 15-0. 14-0. Poi ovviamente la torretta fa il 15-0 e mi ammazzano subito dopo perché ero senza colpi e solo con l'RK5, quindi sono andato un po' nel pallone. Però un buon risultato per me perché era una delle prime volte. Il massimo che avevo fatto era il senza pietà, che sono 10 morti senza morire. 10-11 ne avevo fatti comunque. Quello, vedete, qui mi impappino un po', esco per guardare il risultato, mi hanno fatto fuori. Poi, cosa dirvi, lo Sceva è un'arma devastante, davvero devastante. L'unica cosa che odio purtroppo è il colpo singolo, ragazzi, il colpo singolo è odioso, per me è odioso. Però, se riuscite a prenderlo con alto calibro, un colpo alla testa, vi siete risolti una situazione. Se sapete mirare e avete quest'arma, potete uscirne benissimamente fuori anche nell'uno contro uno vicini con una mitraglietta, perché lui fin quando vi dà la scarica, a meno che non è un M8 con una raffica da 3, vi fa fuori. Voi se mirate subito alla testa, lui non ha tempo nemmeno di capire cosa sta succedendo, che subito muore. Poi ovviamente questo gameplay è giocato sempre su Combine, se ne siete dei secondi, è una mappa che esce sempre. Mi sto stancando, non capisco perché persone sprecano 70 euro di gioco, ragazzi, 70 euro di gioco per giocare solo su Combine. Io capisco che è una bella mappa, è piccola, però se bisogna imparare a giocare, si devono anche giocare su altre mappe. Tipo c'è Avok che non esce mai. Io non ci gioco quasi mai, non riesco mai a giocare. Infatti io non voglio nemmeno portarvi questi gameplay perché è sempre solo sulla stessa mappa. E mi dispiace, però purtroppo ragazzi, cosa posso fare? Io gioco, poco tempo per registrare, mi trovo una bella partita. Ovviamente capita su Combine, ma se capita anche su Breach, su Evac non vi dico, ragazzi, non esce mai. E se esce mi fanno subito fuori perché non l'ha mai giocata in vita mia. Io Avok e Aquarium non le ho mai giocate. Breach, ancora, sto capendo adesso, rispawn dopo 2 mesi. Però io ora mi sto impegnando di più per fare le mimetiche o diamante per i fucili d'assalto. Infatti mi è rimasto KVK30. E lo Sceva, e al momento, quando ho registrato questo gameplay, avevo 30 colpi alla testa, ad oggi ho fatto quasi 75 colpi alla testa con lo Sceva. L'HVK30 mi sono rimasti soltanto i sanguinari da fare. Poi ho anche fucili d'assalto diamante, ma penso ci vorrà un po' di tempo.
perché purtroppo con i colpi alla testa lo sceva, non so, non riesco a fargli. Penso che sarà una delle armi più difficili da fare. Perché non è come un fucile di precisione che ti metti lì a camperare, ti viene anche voglia di fare una modalità d'assalto, quindi andare incontro al nemico. Però sei un po' invece in difficoltà, dato il peso dell'arma e tutto. E anche il fatto che se ti trovi uno con una raffica contro ti fa fuori se non sei bravo a mirare come me, però dipende sempre tutto da voi, ragazzi, se sapete mirare, se siete in gamba a sparare, se avete le stazioni rapide, tutti i fattori che dipendono da accessori ed altro. Comunque ragazzi, stiamo avvicinando quasi alla fine del video, infatti sto vedendo scorrere il tempo e manca proprio poco poco, qui ci avviciniamo alla fine e non mi ricordo benissimo, sto seguendo insieme a voi cosa ho fatto, mi sa che ho fatto una serie finale, purtroppo il gameplay è un po' come ho detto prima vecchio, quindi non ricordo cosa ho fatto, però stiamo vedendo, mi sa che qui entro e faccio una qualcosa la faccio comunque, vediamo, a 1, 2, 3 e poi vediamo, sono morto come sempre. Allora ragazzi, visto che ci stiamo avvicinando alla fine del video, perché io qui beh, ho fatto poco e niente perché non ho ammazzato nessuno, vi invito a provare questa classe, a farmi sapere come vi trovate. Eventualmente più là faccio anche un video delle mie classi, così vediamo un po' se le provate, mi fate sapere come vi trovate anche voi. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, un saluto da Gemma Gamer, ciao!